Il San Carlo apre la stagione lirica con l'immortale Traviata, nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, e lo fa con una versione firmata da Ferzan Ospetek ed impreziosita dalle scene di Dante Ferretti e dai costumi di Alessandro Lai. Una scelta che nei dettagli accentua particolarmente le suggestioni ottomane nelle scene conviviali, in un tempo spostato di poco in avanti nella Parigi del primo Novecento, con espliciti richiami prustiani ed un finale molto suggestivo in cui campeggia la purezza essenziale del sentimento avvolto in uno spazio astratto di luce e macchiato cinematograficamente dal segno rosso della morte. E abbiamo voluto avere questo regista con noi perché è un uomo molto vicino al nostro mondo e alla nostra terra, è un uomo del sud. In questa Traviata si sente anche il nostro sud. Protagonisti con la direzione d'orchestra di Michele Mariotti, la Violetta di Carmen Giannattasio, molto a suo agio fra colorature e mezza voce, il timbro chiaro dell'Alfredo di Saimir Pirgu e l'ottimo e struggente Germont Padre di Vladimir Stoyanov. L'opera è stata seguita da un parterre di ministri e numerose personalità, è andata in onda in diretta sul canale di Sky Classica ed ha destato un'attenzione particolarmente ampia sia per lo spettacolo sia per il momento di pieno rilancio del Massimo Napoletano. Un momento importante per la città che si contraddistingue sempre di più nel puntare sulla cultura. Oggi abbiamo aperto il Festival della Storia con Torino, insomma tantissime iniziative e questa è la strada giusta per il risorgimento napoletano.